che lei l'ha utilizzato anche nominativo, non lo so, però io non ho avuto lo stesso tipo di risultato su nominativo, a mio parere riesce veramente a coinvolgere tutto quanto lo so. Però dipende forse da quanto è grave la lesione, no, da quanto è grave la lesione, da quanto è ulcerata, se una di quelle iniziali. La storia naturale del virus è questa. E guardate che il virus è fatto da una cosa, lo lasciamo. Però non tutto. Allora, l'80% delle donne si infetta con la influenza. Ed è facile infettarsi con la influenza. Solo il 10% si è infettato ha una lesione attiva da influenza. Di queste, il 4% sono quelle che noi troviamo nella maniera stessa. Quindi le maniere che consideriamo sono l'ascus, la sigla, mano a mano fino alle lesioni del C1, C2, C3. E tutte quelle prima del C3 ne abbiamo come linee guida l'artenti che vedi che cosa succede. Non abbiamo dei linee della clinica. Il 78% sono negativi in 6 mesi la lesione citologica. Il 7 sono quelli che tolgono al C3 sono un tempo che 15 degli anni. Ricordate, ce ne sono due, quello per cui è stato fatto il vaccino, 16 e 18. Qui si hanno bisogno di solo 120 mesi, sono quelli più veloci, che evolvono in Cina, non hanno bisogno di 15 anni. Questa è la storia, quello che normalmente fa il virus. Quindi la presenza di un papillomavirus non per forza è detto che debba evolvere verso una patologia tumorale. La negativizzazione spontanea, come vedete, questo è spontaneamente a 9 mesi, le lesioni citologiche e le lesioni della presenza del papillomavirus. E sapete che quando noi facciamo la diagnosi andiamo a cercare due cose, la lesione citologica e la presenza del virus. Quello che io spiego alle pazienti è come l'herpes, è il fratellino dell'herpes. L'herpes che cosa ti fa? Ti fa la bolla, quella della situazione citologica, solo che sul collo dell'utero viene chiamata ascus, lesilla, casica, eccetera, eccetera, oppure ti può entrare nel DNA e rimanere là subito aspettando la prossima situazione di stress per uscire. E in quel caso noi lo andiamo ad evidenziare con le tecniche della ricerca del herpes. Questa è la lesione citologica e questa è quella della presenza del virus. Questa è sempre la sua storia naturale. Allora, che cosa abbiamo fatto? Queste sono alcune indicazioni. Dunque, noi abbiamo visto in realtà, parlo prima della parte finale, la negativizzazione del virus in tempi più brevi. Riusciamo a negativizzare il virus
sei mesi, 2 mesi, ma nel giro di 2 mesi, tranne il 16 e il 18, dove a volte abbiamo bisogno di qualche mese in più. E vi posso dire che la prima cosa che scompare, come nella storia naturale, è la lesione citologica. È come se l'ozono avesse questo effetto primariamente sulla espressione, sulla bolla, se vogliamo dire così, del virus, e in un secondo momento sull'eliminazione del virus, seguendo le percentuali della storia naturale, che vi ho già detto, ma velocizzando i tempi di scomparsa. Considerando però che i tempi di latenza sono quelli che determinano la trasformazione tumorale, il fatto che l'ozono riesca a ridurre la storia naturale del virus ci permette di dire che noi possiamo intervenire attivamente. E non abbiamo nulla per intervenire attivamente per quanto riguarda la patologia da patologia. Dire che l'ozono mi fa sparire magicamente il virus, abbiamo bisogno ancora di più per poterlo dire. O quanto me lo fa sparire? Per il momento posso dire che dai numeri che abbiamo raccolto le percentuali sono identiche a quelle della storia naturale, ma che noi restringiamo i tempi. Questo è il messaggio che vi voglio passare. L'altra domanda che mi fanno sempre dice: ok, e per raggiungere questi risultati, dove in 2 ore vi posso garantire la riduzione dei tempi, e vi fidate per favore di dice io lo utilizzo e tu non ci sparire come se fosse magico. Noi riduciamo la percentuale di trasformazione tumorale. Abbiamo sperimentato più vie. Alla fine dell'esperienza, quello che noi utilizziamo oggi esclusivamente è la via transvaginale. Abbiamo provato all'inizio con la via transvaginale, i risultati c'erano ben avvenuti. Abbiamo provato con la via transrettale e transvaginale e abbiamo trovato una velocizzazione. Quando io vi dico 10 secondi, una settimana, io già vedo la lesione citologica scomparire, a volte c'è il virus, a volte il virus è 18 che può fare la citologia. Quindi questi tempi erano cambiati, ci è venuto il dubbio, è la via transrettale in associazione alla transvaginale, togliendo la via transvaginale è risultato che quella di attiva è transvaginale. In realtà c'è una risposta che non è. Tutti voi sapete di cui si parla. Questa è la verità. Questa è la magia. Qui mi ha fatto. Rifletto. Praticamente si accorge. E la folla si trova in realtà, si trova praticamente in corrispondenza con quello che si trova. Se io metto lo zoom, chiediamo 10 minuti, 10 minuti.